Alla vigilia di Natale, la gente correva per le strade molto indaffarata. L'avaro e vecchio signor Scrooge guardava fuori dalla finestra dal suo luogo di lavoro. Non ha senso. Tutta questa gente che se ne va in giro con questo freddo. Io odio il Natale. Il signor Scrooge si sedette al suo tavolo e si mise a controllare la lista di tutti coloro che gli dovevano dei soldi. Con esitazione, il suo aiutante si avvicinò e gli chiese: potrei andare via un po' prima oggi, sa, è Natale e devo comprare un regalo a mio figlio. No che non può, signor, devo fare un regalo. Che cosa ridicola. E poi perché ha aspettato all'ultimo? Avrebbe dovuto pensarci prima. Con grande tristezza, l'aiutante tornò al lavoro. Proprio in quel momento, bussarono alla porta. Scontroso come lui, il suo cane abbaiò alla porta. L'aiutante del signor Scrooge aprì la porta. Il suo giovane nipote era venuto a trovarlo. L'aveva invitato per il cenone della vigilia. Ma visto che al signor Scrooge non piaceva il Natale e pensava che i festeggiamenti fossero inutili, ancora una volta, come sempre, rifiutò di andare. Dopo che suo nipote se ne andò, suonarono di nuovo alla porta. Oh, chi è? Lasciatemi lavorare in pace. Questa volta entrarono due uomini e chiesero delle donazioni per gli orfanelli. Il signor Scrooge si rifiutò di dargli dei soldi. Andate via, andatevene, ho detto. Non ho soldi da darvi, sciò. Molto tristi, gli uomini se ne andarono. Più tardi quella sera, il signor Scrooge tornò a casa, indossò il suo pigiama e si sedette sulla sua poltrona. Proprio in quel momento, strane cose iniziarono ad accadere. Le porte e le finestre cominciarono ad agitarsi. C'erano cupi rumori e strani rumori provenienti da chissà dove. Il cane cominciò di nuovo ad abbaiare. All'inizio il signor Scrooge non notò nulla di tutto ciò, ma poi all'improvviso un fantasma apparve davanti a lui. Il signor Scrooge non aveva mai avuto tanta paura in vita sua. Il fantasma era un suo collega di lavoro che era appena morto. Con grande difficoltà il signor Scrooge parlò. Tu... Non può essere, ma tu sei morto. Vattene via da qui, lasciami solo. Non ho fatto nulla di male. Le mani e i piedi del fantasma erano incatenati. Disse al signor Scrooge che a causa del suo egoismo e della sua avarizia era stato punito e per questo girovagava per il mondo con delle catene. Così avvertì il signor Scrooge di non fare il suo stesso errore. Vai e fatti gli affari tuoi, sei morto e questo è quanto. Dunque allora, sono venuto qui solo per avvisarti. Altri tre fantasmi ti faranno visita. Uno di loro ti mostrerà il tuo passato, l'altro il tuo presente e l'ultimo ti mostrerà il tuo futuro. Il signor Scrooge fece finta di niente e andò a letto. Molto presto una luce lo svegliò. Quando il signor Scrooge aprì gli occhi, apparve il fantasma di un bambino. Era il fantasma dei Natali passati. Il signor Scrooge era sconvolto. Ciao, ora faremo un viaggio nel passato. Oh, ma che succede? Aiuto! Il fantasma portò il signor Scrooge alla sua infanzia. Ed ecco lui da bambino. Era con i suoi amici nel cortile della scuola e decorava l'albero di Natale. I bambini si divertivano un mondo. Anche il piccolo signor Scrooge sembrava felice. Oh! Poco dopo, il fantasma lo portò nella sua prima casa quando era un ragazzo. Tutti si divertivano da impazzire. Anche la moglie del signor Scrooge.
Loro danzavano insieme e si divertivano così tanto. Infine, il fantasma portò il signor Scrooge in un'altra vigilia di Natale, poco più avanti nel passato. Sua moglie iniziò a piangere. Una volta ci divertivamo così tanto. Ti prendevi cura di me e mi amavi. Ma ora tutto ciò che ti importa sono i soldi. Non c'è più spazio per me nel tuo cuore. Credo che dovremmo lasciarci. Non sopportando quella vista, il signor Scrooge chiese al fantasma di portarlo via. E immediatamente fu a casa. Questa volta, un gigante colorato di verde apparve davanti a lui. Ora il signor Scrooge era ancora più spaventato. Era il fantasma del Natale presente. Vieni con me, vediamo insieme cosa succede in questo Natale. Prima che avesse il tempo di rifiutare, si ritrovò nella casa del suo aiutante. Nella povera casa c'era un semplice ed umile tavolo da pranzo. Il signor Scrooge pensò che tutti in quella famiglia dovessero odiarlo. Ma poi vide che non era affatto così. Il suo aiutante si alzò in piedi e cominciò a parlare. Quest'anno voglio ringraziare il signor Scrooge per avermi dato la possibilità di lavorare e ricevere dei soldi. Se possiamo mangiare è merito suo. Dato che il signor Scrooge era molto cattivo con il suo aiutante ogni volta che poteva, fu molto meravigliato della sua gratitudine. Subito dopo notò che suo figlio era malato. Il bambino sedeva sulla sedia a rotelle a capotavola. Era molto magro e malato. Il signor Scrooge si sentì molto triste per il bambino. Questo bambino è molto malato. Non gli resta molto tempo. Dopo averlo ascoltato, Scrooge divenne ancora più triste. Subito dopo, il fantasma lo portò a casa di suo nipote. Tutta la sua famiglia si stava divertendo mentre mangiava. C'era addirittura una sedia vuota apposta per lui. Il signor Scrooge non si aspettava tutto questo. Aveva sempre pensato che la sua famiglia lo odiasse. In quel momento, il fantasma gli disse che era il momento di morire e mostrò due bambini sotto la sua giacca. Erano un bambino e una bambina. Ma erano così magri e spaventosi che sembravano più scheletri che bambini. Fai attenzione a questi bambini. Rappresentano l'avarizia e l'indifferenza delle persone. Quando sarà il momento di morire, presta particolarmente attenzione al ragazzo. Anche il gigante verde sparì. Il signor Scrooge non capì esattamente cosa il gigante cercava di dirgli. Ma improvvisamente trasalì al suono dell'orologio. Era mezzanotte. Questa volta, di fronte a lui apparve un fantasma più scuro e spaventoso. Questa volta era il fantasma del futuro e portò signor Scrooge direttamente al suo funerale. La gente si era radunata davanti alla sua tomba nel cimitero. Il signor Scrooge fu scioccato quando vide la sua faccia sulla lapide. Vide che la gente parlava alle sue spalle e che quasi tutti erano sollevati che se ne fosse andato. Il signor Scrooge si accorse di come negli anni fosse diventato una persona peggiore e di come tutti lo odiassero. La gente che gli doveva dei soldi era felice della sua morte. Poi vide la tomba del figlio del suo aiutante. Al contrario della sua, era piena di fiori. Non riusciva più a guardare e chiese al fantasma di portarlo indietro. Portami indietro. Ora capisco. Cambierò la mia vita. Non sarò più quell'uomo scortese e avaro, te lo prometto. Improvvisamente fu a casa. Per fortuna non era ancora mezzanotte. Il suo cane iniziò ad abbaiare. Il signor Scrooge si accorse che era ancora lo stesso giorno. Aveva ancora il tempo di cambiare le cose.
Con grande gioia corse in strada. Prima di tutto visitò il macellaio, comprò un grande tacchino e chiese di consegnarlo a casa del suo aiutante. Poi comprò un giocattolo e chiese di consegnarlo al figlio del suo aiutante. Poi corse a casa di suo fratello. Si unì alla cena alla quale lo aveva invitato suo nipote. Quella notte passarono una bellissima vigilia di Natale insieme. Più tardi si assicurò che il figlio del suo aiutante avesse tutte le cure di cui aveva bisogno. Lo trattò come fosse suo figlio. Aiutò i poveri. Si comportò meglio con le persone e le trattò con calore. Non fu mai più rude, egoista o scorbutico. E nulla fu più lo stesso.